Quello che vi mostrerò oggi è riduttivo definirlo gioco. Questo, secondo me, è un mezzo capolavoro, una chicca vera e propria. Un po' difficile da trovare ultimamente, però magari se cercate bene su internet potreste ancora trovarlo. Oggi vi faccio vedere Speed Freak, ovvero un gioco di combattimenti spericolati nel 41esimo millennio. Questo gioco è sulla falsariga del gioco di Warhammer 40.000. Ma di fatto è un gioco a sé stante da tavolo dove ogni giocatore avrà una buggy degli orchi, delle moto degli orchi da comandare nella plancia di gioco, nell'arena di gioco, e cercando di massacrare gli avversari e raggiungere prima gli obiettivi, oppure semplicemente cercare di essere l'ultimo che resta in vita con qualche mezzo all'interno dell'arena di gioco. La cosa bella è che oltre che essere un gioco molto divertente, e vi assicuro che noi abbiamo fatto delle partite morendo dalle risate, è anche comunque un gran modo per approcciarsi al modellismo, perché ci saranno delle miniature, ora vedrete poi da costruire, da dipingere a mano. E comunque, per chi giocasse poi veramente anche a Warhammer come faccio io, queste stesse miniature che trovate al loro interno potete riadattarle anche per le vostre partite su vasta scala o viceversa, alcune miniature che si usano normalmente possono essere riadattate qua dentro. Vediamo il contenuto di questa meravigliosa scatolona. Quello che adesso vedrete che tiro fuori dalla scatola in realtà non è proprio tutto il contenuto, ci sono altre cose che però una volta montate bisogna per forza tenerle a parte perché tenerle dentro il resto della scatola con le altre cose è un disastro, si potrebbe distruggere, quindi ve le farò vedere a parte. Ecco qua. Dentro troverete, oltre a quello che vi sto per far vedere, il materiale per montare due buggy degli orchi diverse tra di loro e ben sei motociclette, che ora poi vi farò vedere anche quelle a parte. Poi abbiamo qua, in questo sacchetto abbiamo i detriti che useremo nel campo da gioco. Eccoli qua, saranno gli ostacoli che troveremo in giro, anche questi tutti dipinti a mano. Dei dadi gialli e neri con dei simboli molto particolari che ci serviranno per il gioco. Più un dado a otto facce nero ci servirà per le direzioni. Un mazzo di carte danno per vedere quando vi succede qualcosa, oltre ad aver subito un danno, vedere anche i colpi di sfiga che sono successi ai vostri mezzi. Queste sono, se le volete usare, sono i lavori su misura, le migliorie che si possono dare alle vostre buggy, diciamo, sono di fatto per un gioco più avanzato e non per il gioco base. Poi abbiamo delle plance orco, una per ogni giocatore, dietro la quale il giocatore porrà inizialmente le proprie cose in modo che gli altri non vedano le sue scelte iniziali. Poi, una volta scoperto, si vedrà. Vedete, ce ne sono un tot. Oltre alla, diciamo, a questo, ogni giocatore ha anche una plancia che piazza qua dietro, dove sistemerà i suoi dadi per decidere come dividerli durante poi il round di gioco delle varie fasi. Qui ci sono le carte di tutte le carte, alla faccia dei papiri sono. Di tutte le moto e di tutti le possibili buggy. All'interno ne troverete due tipi, ma in realtà ne esistono sei tipi che poi sono gli altri quattro comprabili a parte. Ora poi le vedrete tutte. Qui c'è un po' la descrizione del tipo di buggy e dietro le sue caratteristiche. Dovremo avremo la sua corazza, i colpi, ovvero quante ferite può subire prima di esplodere, i suoi attacchi in mischia, l'abilità di guida, tutti i tipi di armi. E come, che ha, e come le può usare, perché a volte può sparare solo di fronte, a volte solo di dietro, a volte solo da un lato o dall'altro, a volte a torretta gira in tutti i versi. Ogni arma ha delle diverse gittate. E poi delle abilità. Oltre a questo, una per buggy, ci sono anche un bel po' di schede warbiker, ovvero le moto. Ce n'è una per ogni giocatore, perché ogni giocatore avrà una bike, come si suol dire. E anche qui avremo dei warbiker normale e il boss knob, ovvero il cappetto delle tre moto, che è un pochino più forte degli altri, semplicemente è un po' più bravo a guidare e può subire un colpo in più prima di esplodere terribilmente in giro.
Sostanzialmente ci sono abbastanza carte cioè abbastanza, diciamo, carte di riferimento per sei giocatori, se ognuno usa una buggy diversa. E non vi preoccupate, io ce le ho tutte e sei le buggy, ve le farò vedere. Poi abbiamo queste qua, le manovre. Durante i turni di gioco non sarete liberi di fare quello che vi pare come manovre, dovrete seguire quelle indicate nei segnalini. Allora, vabbè, queste non sono manovre, queste ci servono per vedere le gittate e i fronti durante le armi, per capire se siamo sul fronte, sul lato e via dicendo. Poi, come vi dicevo, ci sono le manovre. Ce ne sono di quelle base, di quelle speciali e di quelle spericolate pazzesche, come vedete. Che si possono usare chiaramente quelle base più e più volte, quelle speciali una volta per turno, quelle pazzesche tipo questa o tipo questa soltanto una volta per partita. Questo è il segnalino iniziativa per ricordarci chi è il giocatore che inizia. E poi abbiamo, eccola qua, la nostra meravigliosa plancia di gioco che è divisa in vari modi per poterla aprire e montare. Poi c'è una serie di segnalini che ci possono servire per identificare i lavori vari fatti, danni subiti e quant'altro. Ancora una cosa prima di farvi vedere poi i mezzi che tirerò fuori, le plance. Ci sono quattro slot di plance che si aprono. E sono anche double face. Potete scegliere voi il motivo che preferite, è irrilevante quale scegliate, non vi preoccupate. Sono quattro per montare il campo in diversi modi, a seconda delle missioni che volete giocare. All'interno del manuale di gioco, oltre che alle istruzioni, troverete una serie di possibili scenari da giocare che vi spiegano come montare le varie plance. Come vedete, c'è la descrizione. Se volete semplicemente però non fare una missione, ma giocare a picchiarvi semplicemente il più possibile, la cosa più logica da fare è, come dire, fare un meraviglioso rettangolo, mettendole qua una per lato, schierarsi e picchiarsi. Tra l'altro, a noi ci è anche capitato, giocando con tante persone, perché diciamo che all'interno troverete il materiale per due giocatori a livello di miniature e di dadi e quant'altro. A livello di carte di riferimento ce n'è ben di più, si potrebbe arrivare anche teoricamente a 6. Le manovre si possono condividere, tutto sommato anche i dadi abbastanza si possono condividere. Però effettivamente sulla plancia aperta al massimo essere più di 4 giocatori può essere un po' strettino. Noi ci è capitato di giocare in più di 4 giocatori, ma allora abbiamo aperto due set e abbiamo affiancato queste meravigliose plance e a quel punto il tavolo era enorme e ci stavamo tutti quanti belli larghi. Ed ecco qua le buggy. All'interno della confezione voi troverete queste prime due davanti e sei moto oltre agli ostacoli. Le altre quattro, che sono diciamo quelle giocabili come regolamento, le trovate comunque comprandole separatamente. Non ve la sto a raccontare, sono abbastanza costose ovviamente, quantomeno comprate singolarmente. Di base il gioco ha un prezzo abbastanza logico perché sì, parliamo di, mi sembra circa 120 euro costasse, però d'altra parte all'interno trovate due buggy, sei moto, gli ostacoli e tutto il materiale del gioco. Ci sta. Se volete giocare in più persone, per ogni persona che vuol giocare dovete prendervi una buggy in più e un altro slot di moto. Ora ve ne ho messe soltanto sei perché sono quelle che ho pronte, ovviamente ne ho tante altre di moto, ma sto ancora finendo di prepararle. E per vedere nel dettaglio, poi vi faccio una galleria fotografica per vedere tutte le possibilità che avete. E chiaramente le trovate che dovete montarvele e colorarvele da sé. Quelle che vedete qua sono tutte colorate dalle mie manine, spero vi piacciono. Tralasciamo per un attimo le eventuali missioni speciali, vediamo per vedere come si gioca
in maniera base, vediamo una classica partita, diciamo, all'annientamento, ovvero ognuno cerca di annientare l'avversario. Per prima cosa ogni giocatore sceglie la sua buggy, prende tre moto, sceglie un angolo dove partire, a meno che non sia uno scenario che specifichi, per angolo si intende un quarto di ogni quadrante che abbiamo schierato. Poi ogni giocatore riceve la carta relativa alla sua buggy, una carta riassuntiva delle moto, un set di 10 dadi, la plancia e, diciamo, lo schermo. Come avrete intuito, vi servirà un tavolo abbastanza grande. Le cose che restano in comune sono il dado da 8 che si userà quando servirà, il mazzo delle carte danni è uno per tutti, si gira da lì quando qualcuno subisce dei danni. L'altra cosa che ognuno ha è un set di manovre e indicatori del fronte di vista. Indicatori, manovre e fronte. Queste ci servono per capire quali sono le linee di vista degli automezzi, ce n'è una per le moto e una per i veicoli. Come vedete, piazzandole così, noi capiamo che è importante a un certo punto se si è sull'arco frontale, sull'arco laterale o quant'altro. Si può chiaramente anche mettere dietro per vedere se è sul posteriore, quella più grande, va bene per, come vedete, per i veicoli. Poi ci sono le manovre. Manovre, come dicevo prima, ce ne sono di tre tipi. E ora vi faccio vedere quali sono. Ci sono le manovre base, che sono quelle con una singola freccia. Queste sono utilizzabili quante volte vogliamo durante il turno, purché ogni automezzo non utilizzi più di una volta la stessa. Però, dopo che abbiamo mosso, per dire, una moto utilizzando una di queste o entrambe, le possiamo riutilizzare liberamente anche per un altro automezzo o per un'altra moto, per la Bacchi. Poi abbiamo le manovre, quelle speciali, che sono la retromarcia e le quattro manovre con la doppia freccia. Queste possono essere usate solo una volta per turno, quindi dobbiamo scegliere accuratamente quale dei nostri mezzi, quando all'inizio ne abbiamo soprattutto ancora tutti e quattro, ma poi vanno giù ci si diverte a vedere come muoiono veloci. Queste si possono usare soltanto una volta per turno. Dobbiamo scegliere quale e in quale automezzo utilizzarlo. Infine abbiamo le manovre super. Queste due. Queste si usano una volta per partita. Dovete scegliere proprio il momento giusto in cui bisognerà fare un super boost in avanti o una meravigliosa derrapata per girarsi a guardare indietro. Le manovre vi faccio vedere un attimino intanto il meccanismo con cui si utilizzano, poi vedremo bene la fase di movimento. Una volta che si è scelto di muovere un mezzo, ad esempio questo, a seconda di quante ne potremo mettere, ora poi vedremo il quante, si costruisce il suo percorso utilizzando le manovre in questo modo. Partendo dal suo fronte, se ne pone una o più di una. A scegliere il percorso fin quanto ne possiamo utilizzare. Diciamo che il massimo utilizzabile di fatto per un automezzo è 4, perché ne possiamo usare le due di base, più una speciale per turno, più una volta per partita una di queste. Nella maggior parte dei casi useremo uno o due movimenti. Una volta che si è scelto il percorso, il mezzo si sposta così, compie perfettamente il suo percorso. È molto importante l'ordine in cui si sceglie di mettere, perché vedete, anche invertendoli, si va subito a trovare un'altra posizione. Quindi la scelta è molto molto importante. La manovra un po' più speciale da far vedere è la retromarcia. Questa si può utilizzare sostanzialmente in due modi, o per così o per così. Questa ci permette di fare di fatto questo movimento, andare in retro e cambiare il fronte in un verso.
o dell'altro. Mai per così, così non funziona. Quindi di fatto bisogna scegliere il verso in cui decidiamo di riorientarci. Non dimenticate che anche in questo caso, essendo questa una manovra speciale, dopo potremo scegliere di mettere immediatamente delle manovre normali. A questo punto vuol dire che abbiamo fatto la retro e poi proseguiamo a fare questa. Va da sé che quando si mettono più manovre, di cui una è la retromarcia è sempre quella iniziale, ma questo per logica, perché potete capire subito da voi che dopo aver fatto un primo movimento in avanti, questa non ha più senso. Dopo che un mezzo si è mosso con questo, diciamo, meccanismo, quella è il suo movimento del turno e poi si passerà alle altre fasi. Andiamo a vedere un attimino come si dividono le fasi e come si decide in ogni fase cosa si può fare. Iniziamo col dire che ogni round di gioco si divide in quattro fasi: la fase di astuzia, la fase di corsa, la fase di sparo e la fase di zuffa. Nella fase di astuzia di fatto definiremo qual è il primo giocatore di quel turno, che quindi ha l'iniziativa, e poi si procederà in senso orario. Dopodiché ci sarà la fase di corsa e tutti, seguendo l'iniziativa determinata nella fase di astuzia, faranno la loro corsa, la fase di sparo, sempre con lo stesso giro, e la fase di zuffa. Come si fa a definire chi è il primo e come si dividono le fasi? Ogni giocatore prende i suoi 10 dadi e decide come dividerli nella plancia che gli è stata data. Ci sono tre zone, che sono la zona di astuzia, la zona di corsa e la zona di sparo. La zona di zuffa non c'è perché funziona in un'altra maniera, poi la zuffa, ovvero quando ci si picchia da vicino con le armi di corpo a corpo. Ogni giocatore divide i dadi come vuole. Chiaramente mettere più dadi nella fase astuzia non è che gli garantisce in automatico di essere il primo ad avere l'iniziativa, ma gli aumenta la probabilità di esserlo. Avere più dadi nella fase corsa vorrà dire che potrà probabilmente muovere di più rispetto agli altri. Avere più dadi nella fase sparo vorrà dire che probabilmente potrà sparare più degli altri. Dico probabilmente perché poi i dadi vanno anche tirati e bisogna trovare i risultati giusti, quindi non è scontato in automatico. La cosa importante da seguire nella divisione è che deve esserci nella zona centrale, ovvero nella scelta della corsa, almeno un dado per ogni automezzo ancora sulla plancia di gioco. Quindi a inizio turno devono esserci come minimo 4 dadi in questa zona qua. Possono essere anche di più, eh. Vuol dire che in questo modo dedichiamo almeno un dado per ogni veicolo o per ogni motoveicolo che abbiamo. Però potremmo scegliere anche di metterne di più. Soprattutto i primi turni conviene, si è molto distanti, quindi difficilmente ci si sparerà, no? Tuttavia c'è anche un discorso di iniziativa, diciamo che io posso. Gli altri due posso anche lasciarli vuoti se voglio, l'importante è questo, che ne abbia almeno uno. Diciamo che io metto due dadi qua, due dadi qua e sei dadi qua. Ok? Dovrò chiaramente attendere che il mio avversario abbia deciso anche lui cosa fare. Una volta che tutti i giocatori hanno scelto come dividere i loro dadi, è il momento di rimuovere, diciamo, i divisori. E cosicché vediamo esattamente ognuno come ha diviso i suoi dadi. La prima cosa da fare è vedere quindi la fase astuzia, come si risolve, e vedere chi sarà colui che prende il segnalino iniziativa. Ogni giocatore prende i dadi che sono nella sua zona astuzia e li lancia. E guarda i risultati. Ottiene un punto per ogni segnalino scudo o per ogni segnalino colpito che escono. Io in questo caso ho fatto due punti, ad esempio. Ottiene la bellezza di due punti per ogni segnalino fulmine che ottiene, mentre non ottiene alcun punto per ogni segnalino esplosione che ottiene. Ad esempio, un giocatore giallo ottiene due punti. Il giocatore rosso ha più dadi. Probabilmente ha più possibilità di fare punti, ma non è detto, potrebbe anche fare la bellezza di quattro esplosioni e fare 0 punti e perdere comunque l'iniziativa. Ad esempio, questo vale 0, ma questi valgono 1.1. Significa che questo giocatore ha l'iniziativa, riceve quindi il segnale di iniziativa e per questo turno sarà il primo a muoversi. I dadi utilizzati in questa fase si mettono da parte, non servono più in questo turno fino al prossimo. Nel caso decideste di giocare in più di due giocatori,
Come fare? Come vedete, i dadi sono 10 e 10, bisogna usarne 10 a testa. Beh, è molto semplice in realtà. Basterebbe che ogni giocatore prenda 10 dadi normali, per intenderci, o 10 segnalini, a quel punto non importa neanche i dadi. E i dadi, questi qui di gioco, li mettiate in comune. Utilizzate i segnalini per dividere come tirereste i dadi, poi tirate i dadi comuni per vedere effettivamente gli effetti. Quindi abbiamo risolto la fase di iniziativa e sappiamo che per questo turno il primo giocatore sarà il giocatore con i dadi rossi. È il momento di iniziare la fase di corsa. Come funziona? Ogni giocatore prende i dadi che ha deciso di tenere per la fase corsa e li assegna, i propri mezzi. Il primo giocatore che deve farlo è colui che ha vinto l'iniziativa, ha lo svantaggio di assegnare per primo i dadi, ma avrà il vantaggio poi di muovere per primo. Come abbiamo detto, deve assegnarne almeno uno per ogni mezzo, semplicemente metteteli a fianco. Il dado in più può scegliere di metterlo dove gli pare. Ok? La cosa importante è che almeno, cioè ogni mezzo abbia almeno un dado e comunque ogni mezzo non può avere più di 5 dadi. Se voi avete messo da parte 6 dadi e avete solo mezzo, ne potete assegnare 5 e il dado in più viene scartato. Un giocatore qua che ha ad esempio 6 dadi su 4 mezzi è obbligato a metterne uno per ognuno. I due avanzati potrebbe scegliere di metterne uno e uno su altri due mezzi, ma potrebbe anche decidere di metterli tutti e due sullo stesso, cioè potrebbe metterli tutti e due qua o tutte e due qua. A lui la scelta. Diciamo che questa è una divisione un po' più equa. Dopo che tutti hanno deciso come dividere i dadi, si comincia a muovere i mezzi, veramente, uno per volta, partendo dal giocatore con l'iniziativa, che quindi giocherà un dado per primo, poi ne giocherà un mezzo per primo, poi un mezzo lui, poi un mezzo lui, un mezzo lui. Come? Il meccanismo è sostanzialmente quello di prima. Ogni mezzo prende il dado, lo lancia e vede cosa succede. Per ogni risultato di colpito o scudo ha un movimento a disposizione. Quindi come dire, una di queste meravigliose sagome da utilizzare. Per ogni risultato della fulmine ha due movimenti a disposizione e per ogni risultato dell'esplosione non ha movimenti a disposizione. Questo giocatore, ad esempio, abbiamo detto che ha tirato così, giusto? No, ne ha tirato solo uno, ha tirato quello, ha un movimento a disposizione. Quindi può scegliere di utilizzare uno dei movimenti normali, oppure già partire con una delle cose, come si dice, si chiamano le cose speciali, ma neanche speciali, si chiamano per l'esattezza, perché è bellissimo il nome che hanno, questo tipo di manovre si chiamano le... No, le cose speciali sono quelle rosse che si chiamano le cose fighe. Ad esempio, lui decide di muoversi così. Ricordatevi sempre che dovete piazzarlo davanti a voi e spostare in mezzo. Il dado utilizzato viene messo da parte e tocca al giocatore dell'altra squadra decidere cosa muovere per prima cosa. Un movimento, anche lui può scegliere tra una delle manovre normali, ad esempio decide di utilizzare la stessa, si va avanti così, un mezzo per volta. Ipotizziamo che un mezzo, tirando due dadi, abbia avuto questo risultato. Può avere tre movimenti. Come abbiamo visto, noi le manovre di base sono due. Gli altri sono cose speciali, cose fiche. Cose fiche forse non conviene usarle già primo turno, eh? È una volta per partita, ragazzi, quindi tenetevele bene nel momento drammatico. Però, se non ha ancora utilizzato con gli altri mezzi le manovre speciali, potrebbe scegliere di usare una di queste. Non è obbligato. Ad esempio, se l'avesse già usato con un mezzo precedente e lui ha tre movimenti e sono solo due quelle di base, rinuncia a un movimento. Cioè, il fatto di aver tirato tre movimenti vuol dire che i movimenti massimi che può fare non è obbligato a farlo. Se avessi tirato addirittura 4-5 movimenti non abbast e più di 3 o 4 non riesca a farle, si scartano quelle aggiuntive. Vabbè, decidiamo di utilizzare una manovra speciale. Anche questa, come tutte le altre, la posso piazzare all'inizio, a metà o alla fine del mio percorso.
utilizzare le manovre speciali o le manovre super fighe può dare dei problemi. Ogni volta che si è completato un movimento, no, che include una qualsiasi cosa speciale o una cosa fica, bisogna effettuare un test di guida per quel modello per accertarsi che il pilota mantenga il controllo del veicolo. Eccolo qua, cosa si fa? Si prende il famigerato dado d'otto che avevamo ancora tenuto da parte. Si tira il dado, si aggiunge uno se si sono usate cose speciali, nel nostro caso, o due se si sono usate quelle rosse, le manovre fiche. Se il risultato è superiore alla caratteristica di abilità di guida del modello, il veicolo va in testa a coda. Ad esempio, una moto ha manovrabilità 8, ho usato una cosa fica, l'unica cosa è che non bisogna fare 8. Faccio 6 più 1, 7, niente. Se ho fatto un risultato inferiore, resta così com'è. Nel caso invece avessi fatto un 8, 8 più 1, 9, io ho manovrabilità 8, e ragazzi, è un dramma, potrebbe andare in testa a coda. Come funziona? Nel caso si faccia un test a coda, ora vi faccio vedere l'immagine, si tira di nuovo il dado per vedere la direzione in cui finisce e lo si confronta con questa tabella che trovate qua. Voi guardate come siete piazzati in questo momento, dopodiché la riorientate a seconda di come avete fatto. Addirittura se fate un 4 potreste finire girati al contrario. Meraviglioso, eh? Quindi molta, molta, molta attenzione. Un modello potrebbe anche scegliere di provare a derapare. Cosa vuol dire? Significa che il primo segnalino del percorso che sta creando con i suoi, ad esempio lui ha diritto a 3 movimenti, viene piazzato non di fronte a sé, ma a metà, cioè lo vedete il dove lo potete capire collocando di fatto questa sagoma. E capite come parte a 45 gradi, ok? E può creare il percorso da lì. Voi direte, ah bello! Ci sono svantaggi? Sì, decisamente sì. Se alla fine del movimento siete per qualsiasi motivo obbligati a fare un test per vedere se finite in testa coda, e ad esempio questo modello lo deve fare perché ha utilizzato una manovra speciale, avrete un'ulteriore penalità di un punto. 6 più 2, 8, se la cava. Per fortuna non va in testa coda. Però, insomma, ha rischiato un po' di più, no? C'è ancora da dire una cosa importante sui movimenti, ovvero la possibilità di speronare un altro veicolo o un elemento del terreno, un ostacolo che abbiamo. Ad esempio, potrei aver sbagliato il movimento e aver cozzato contro un ostacolo. Oppure, beh, difficile nei primi turni, ma andando avanti può succedere, ipotizzare di aver scontrato un veicolo nemico che può essere orientato in chissà quali modi, no? Il meccanismo sostanzialmente è lo stesso. Nel momento in cui un mezzo sperona un altro mezzo, amico o nemico che sia, o un ostacolo, lui si ferma e non farà altri movimenti in quel turno. Bisogna però risolvere gli effetti dello speronamento, che potrebbe dare dei problemi. Allora, il giocatore che possiede il modello che ha speronato prende 2 dadi e li tira per conto del modello che ha subito lo speronamento, oppure per l'ostacolo. Viceversa, l'avversario prende un dado e lo tira per il modello che ha effettuato lo speronamento per vedere se succede qualche cosa. Per ogni risultato di colpito o fulmine, il mezzo deve pescare una carta danni, quindi subisce un danno e deve anche vedere quel danno che effetto gli fa. Chiaramente, come potete capire, speronare è meglio che essere speronati, perché chi sperona subisce un solo danno, chi viene speronato potrebbe subirne più di uno. Inoltre, il veicolo che sperona potrebbe avere anche dei bonus allo speronamento. Ad esempio, questo qua, col meraviglioso rostro davanti, ha l'abilità, vediamo se la vedete, scritta qua, ariete appuntito. Posso ripetere il tiro di un dado per l'altro modello se questo è quello che sperona, no? E se il punto di collisione, cioè il punto in cui si toccano, si trova nell'arco frontale di questo modello. Quindi se io ho centrato in pieno con questo modello nemico, tiro i 2 dadi, ad esempio faccio così,
Questo gli faccio un danno, questo non mi piace, ho la possibilità, grazie alla sua abilità, di ritirarlo e vedere se gliene faccio un secondo. Quindi, tutto sommato, speronare ci può causare dei danni a noi, ma può essere molto interessante se riusciamo a colpire bene, soprattutto con un mezzo che ne vale la pena, l'avversario per togliercelo dai piedi. È il momento di vedere quindi la fase di sparo, sempre cominciando dal modello, dal personaggio con l'iniziativa, la persona con l'iniziativa. Questi prende i suoi dadi, sparo, e li assegna ai suoi mezzi. Con che criterio? Deve assegnarli, beh, quindi abbiamo solo uno, ma se ne avesse tanti, diciamo, deve assegnarli nella maniera più equa possibile tra i suoi mezzi che hanno un bersaglio idoneo a cui sparare. Quindi, diciamo, le moto che hanno una gittata di sparo di 12. Attenzione, le gittate si misurano tutte in pollici. È un gioco, ragazzi, inglese, loro gli piacciono i pollici. All'interno della confezione troverete un meraviglioso misurino di questo genere, però ve la potete cavare con un qualsiasi metro. Per dire, in questa fase chi ha gittata 12 non si spara. Ipotizziamo che queste fossero un po' più avanti, ok? Tanto per darci un'idea, per avere delle gittate. Lui può, ha un dado solo, lo può assegnare a uno di queste due, a sua scelta, ok? Diciamo che lo assegna qua. Lui ha due dadi. Li può assegnare dove? Se ne ha uno e uno a gittata, è obbligato a metterne almeno uno e uno, nella maniera più equa. Se questo fosse stato indietro, che quindi non arriva, può serenamente assegnarli tutti lì. Dico 12 perché 12 è la gittata massima che troverete. Alcuni hanno anche gittata inferiore, magari sparano anche soltanto a 6. Però 12, diciamo, se siete oltre i 12, di sicuro non sparate. Ipotizziamo che questo sia qua e quindi ha preparato i suoi dadi. E quindi l'ora di sparare davvero. A questo punto si prendono le schede dei mezzi. Ogni moto ha una sola cosa che spara, la smitraglia spara sul fronte, quindi dovremo verificare che l'avversario sia nel nostro arco frontale, perché sennò non potremmo spararci. Se ad esempio noi fossimo girati così, non spariamo, anche se siamo vicini, non abbiamo un bersaglio valido. La gente così spara. Lui può sparare con la smitraglia. La cosa che conviene fare è piazzare il dado esattamente sull'arma. Di solito invece le buggy hanno più e più armi con diverse gittate e diversi archi di vista. Ad esempio lui ha il cannone che spara a 360 gradi perché ha la torretta che ruota qua sopra, come potete vedere, di gittata 12. Le altre sono tutte gittata 6 e alcuni sparano sulla destra, sulla sinistra e quant'altro. Gli converrà a lui assegnare il dado al cannoniere di... Stessa cosa farà chiaramente l'avversario. Prende il suo, lui ad esempio ha il fucile a sorpresa su misura che spara 12 ma solo sul fronte, quindi per lui è importante verificare di avere il bersaglio nella sua zona frontale. Per fortuna ce l'ha, perché in alternativa anche lo spara missile, ma anche questo spara soltanto sul fronte. Se avete più armi che hanno la stessa gittata e lo stesso arco di vista, scegliete bene quale utilizzare a seconda di quello che vi può convenire in quel momento. Diciamo che anche lui assegna un dado a questo qua. E siamo quindi pronti a spararci. Come funziona la fase di sparo? I dadi in realtà qui noi ci servono solo per attivare le armi. Ogni arma poi ha i suoi dettagli in particolari, no? Ad esempio, andiamo a vedere l'arma da lui selezionata. Dice che quanti tiri, ci dice l'arco, fronte, gittata 12, ok? Poi ci dice tiri 2, vuol dire che tireremo due dadi. I danni, 2, vuol dire danni che fa per ogni colpo che andrà messo a segno, e poi ci sono eventuali abilità speciali che può utilizzare. Ad esempio, dice che l'avversario deve tirare un dado di difesa in meno quando effettua un tiro di difesa contro quest'arma. Inoltre, se lui ottiene 2 o più fulmini quando sferra un attacco con quest'arma, pesca una carta danno per il bersaglio prima ancora di tirare.
qualsiasi dado di difesa, quindi fa, come dire, un effetto danno ancora prima di fare la difesa. È il momento di sparare vero e proprio. Come abbiamo detto, chi spara in attacco guarda il numero di tiri che fa sul dado e li tira. Per ogni simbolo di colpito o di fulmine che mette a segno, vuol dire che ha messo a segno un colpo. Il giocatore che è in difesa si difende guardando la caratteristica di corazza che ha. Ad esempio, se ha 4 di corazza, prenderà 4 dadi per la difesa. Li tirerà e avrà necessità di fare o degli scudi o dei fulmini. Per ogni scudo o fulmine che farà, annullerà uno di quelli, ok? Attenzione, in questo caso però l'abilità ci dice che noi non possiamo tirare 4 dadi, ne dobbiamo tirare 3. Ok? Diciamo che ho fatto un fulmine e annullo un suo colpito. Ma questi qua non vanno bene in difesa, perché in difesa bisogna fare i fulmini o gli scudi. Non servono a niente, vuol dire che nonostante tutto un colpo è passato. Se io con i tiri di difesa riesco ad annullare tutti i tiri di attacco, l'attacco ovviamente dell'attaccante non ha alcun effetto. Se invece ne vengono messi a segno, come vedete, per ciascuno di questi, che viene messo a segno, gli assegniamo i danni indicati qua. Lui dice due danni, vuol dire che questa carta deve pigliare due danni, piazzarseli su di sé. Inoltre vedere gli effetti negativi che gli potrebbe dare, ad esempio c'è un cannone rotto o il cofano smontato che gli dà, ad esempio il cofano smontato cosa dice? Questo dado subisce un danno e come sappiamo quando subisce troppi danni che sono i suoi sono 9, quando ne ha subiti 9 è rotto. Inoltre anche dei malus, dice inoltre colloca questa carta vicino alla carta dati di questo modello, fino alla fine della partita tira un dado in meno per qualsiasi modello o ostacolo speronato da questo modello, quindi gli dà dei malus nello speronamento. Questo ad esempio è un danno critico sul cannone, dice che dice dimezzo la caratteristica di gettata di un'arma a scelta dell'avversario. Come vedete i danni fioccano. Dopo che ovviamente un giocatore ha finito di sparare quello con l'iniziativa, tocca al giocatore successivo. Lui, ad esempio, ha due mezzi con cui sparare. Il primo che spara è la moto che spara all'altra moto. La smitraglia dice che tira 4, la bellezza di 4 dati. Bell'attacco, vero? Però non ha abilità speciali, ognuno fa un danno. Ne mette la bellezza di 3 a segno. Il nemico si difende con la sua corazza che è pari a 2. Ne mette uno e ne subisce due. Subisce due colpi. Una bike normale avrebbe due colpi, ma lui è il capo, ha tre colpi. Subirà due danni, però ancora in vita. Se fosse stata una moto normale, era già rotta ed era già rimossa dal gioco. A sua volta, poi, se ha più, come dire, cose che sparano, sparerà con tutte. Anche qui è importante scegliere l'ordine con cui sparare. Ad esempio, spariamo con questa, dice che si tirano 3 dadi d'attacco. Mi mette a segno soltanto uno, una schifezza. Però dice che l'avversario deve ripetere il tiro di un dado di difesa riuscito quando evita quando cerca di evitare questi colpi. Quindi l'avversario tirerà 4 dadi. Gliene sono riusciti 3, uno deve ritirarlo, ma comunque ne para 2, vuol dire che lui non ha subito danni. In questo momento, quando tutti hanno fatto tutto, la fase di tiro è terminata. Ci resta da vedere la fase di mischia. Difficile che capiti ai primi turni quando si è distante, ma dopo un po' di movimenti è facile che dopo, alla fine del movimento e dello sparo, se sono sopravvissute delle auto o delle moto agli spari, ci siano dei mezzi vicini tra di loro, anche perché magari se si sono speronati prima sono appiccicati. Ipotizziamo ad esempio che alla fine del turno siano in questo modo. Ok? Ci siamo. Dunque, a partire sempre dal giocatore con l'iniziativa, si inizia a picchiare. Ogni mezzo, qui non serve aver dato dadi prima,
come avete visto quando l'abbiamo divisi a inizio turno, perché in automatico ogni mezzo che ha almeno un nemico entro 2 pollici da lui, scusatevi, 2 pollici è questo, si attiva nella fase di zuffa e può picchiare una e una sola volta. Partendo dal giocatore con iniziativa, si picchia un mezzo per uno. Ad esempio, se entrambi hanno 2 mezzi, vuol dire che uno si attiverà uno dei suoi, poi uno dei suoi, poi l'altro dei suoi, poi l'altro dei suoi. Chiaramente, se lui avesse 3 mezzi e lui soltanto uno coinvolto, ne attiva prima uno lui, poi lui il suo e poi lui gli altri. È comunque uno per volta. Quelli in eccesso di uno vengono fatti tutti dopo. Come funziona? Si decide in primis qual è il primo modello ad attivarsi. Diciamo che lui decide di attivare per prima cosa la moto. Ok? Anzi no, diciamo che attiva questo. Attivarsi cosa vuol dire? Bisogna picchiare un modello entro 2 pollici. Ad esempio, questa buggy ha entro 2 pollici soltanto lui, quindi se si attiva sicuramente bersaglierà lui dei suoi attacchi. La moto, ad esempio, che è ingaggiata con entrambi i mezzi, potrebbe scegliere se picchiare lì o picchiare qui. Allo stesso modo, l'avversario con questo buggy potrebbe scegliere di picchiare qui o qui, mentre questa moto potrà picchiare solo e solamente qui. Diciamo che sceglie di picchiare per prima cosa con questa moto su questa moto. A questo punto si va a vedere il valore di mischia del mezzo scelto, che è 3. Questi sono i dadi di attacco che usa l'attaccante. Il difensore vede il suo valore di corazza, che è 2. E anche qua si tira. I dadi funzionano a questo punto come a fase di tiro. Per ogni risultato di colpito o fulmine è un colpo messo a segno. Per ogni risultato di scudo o fulmine è un colpo parato. In questo caso lui non è riuscito assolutamente a fare ad alcun danno di là. Diciamo che ora tocca a lui e vuole attaccare con la buggy sulla buggy. Anche qui prende 3 dadi d'attacco. Come abbiamo visto, le buggy tendono ad essere un po' più resistenti, infatti questa ha corazza 4. Sono un colpo messo a segno. Parati, i danni non sono stati fatti e si procede in questo modo. Non dimenticate mai di guardarvi, soprattutto per le buggy, se avete delle abilità speciali anche in questa fase qui. Ad esempio, questa qua ha delle abilità speciali quando sperona qualcuno, ma ce l'ha anche quando si muove una volta per partita e così via. Quindi date sempre un'occhiata alle vostre abilità per vedere se potete utilizzarle in quella fase e se ne vale la pena. Quando tutti quanti i mezzi hanno effettuati i loro attacchi, termina la fase di mischia. Ricordatevi tuttavia che se un mezzo viene distrutto, sia in questa fase sia nella fase di tiro, viene rimosso dal gioco. Quindi vuol dire che se viene distrutto prima che sia il suo momento di attivarsi per sparare nella fase di sparo o per picchiare nella fase di zuffa, perderà la sua chance di attivarsi. Quindi risulta molto molto importante scegliere l'ordine esatto in cui fare il fuoco e la mischia. Dunque ragazzi, come avete visto, Speed Freak è molto di più che un gioco da tavola. Sì, certo, mettete i pezzi in campo, giocate la vostra partita, estremamente divertente, ve l'assicuro. Non preoccupatevi a tal proposito del fatto che sembra che con uno o due tiri sia difficile ferire gli avversari. Più si gioca, più i turni vanno avanti, più le occasioni di sparare o picchiare in zuffa gli avversari sono tante e alla fine della fiera i pezzi cascano giù, che è una meraviglia. A noi ci è capitato anche di giocare in 6 persone contemporaneamente, quindi 24 mezzi all'inizio della partita, e nell'arco di 3 turni vederne rimasti 2 o 3 al massimo in campo tra tutti quanti, quindi ci si distrugge alla grande. Ma tutto ridendo veramente come dei matti, perché gli effetti sono veramente spesso molto buffi, le armi sono estremamente simpatiche. Bisogna dire, lato forse negativo, non vi aspettate un gioco prendi, apri, gioco subito, perché se è vero, come avete visto, che una volta che avete i pezzi pronti, preparare il campo da battaglia, mettere i pezzi è molto veloce per iniziare la partita, perché uno sceglie la sua buggy, prende 3 moto, prende la carta, i dadi, pronto.
c'è un discorso di preparazione dei modelli. Quando voi aprite la scatola non li trovate già così come vi ho detto, li trovate ancora da assemblare nei loro sprue, come si suol dire in gergo modellistico. Quindi vi dovete armare di tronchesine, colla adatta da plastica e un po' di pazienza all'inizio per montarli. Diciamo che se non avete altro da fare, magari le due buggy della scatola e le sei moto nell'arco di una giornata le avete pronte e dal giorno dopo si gioca. Per giocare non serve averle dipinte, se volete dipingere però sicuramente è un valore aggiunto perché graficamente queste si prestano veramente tanto, hanno un sacco di dettagliettini molto belli ma anche molto molto spiritosi e simpatici, di orchi in pose molto buffe, di piccoli sgorbi che fanno cose strane e di oggetti di dubbia utilità ma comunque piazzati un po' lì un po' là. Se volete dipingere un po' di tempo vi occuperò ovviamente, però vi darà una soddisfazione veramente incredibile, ve lo assicuro. Cos'altro dire? Si gioca, come dicevo, con la scatola di due persone, però pigliate qualche altro buggy, qualche altra moto. Con una singola scatola ci si sta tranquillamente in quattro sul tabellone, non l'abbiamo provato. Per di più bisogna avere più scatole e mettere più tabelloni insieme. E poi la cosa bella è che le cose si possono anche riadattare per chi come me gioca a Warhammer anche nelle partite vere e proprie di Warhammer, quindi il costo non è proprio basso, però l'utilizzo è molteplice e poi fanno sempre la loro figura. A questo punto vi ho detto tutto di Spitfreak e non mi resta che salutarvi con il tipico saluto espressione orchesca. Wow!